A tutti i telespettatori ben ritrovati con un nuovo appuntamento del TG Norba Prima. Bellezza e moda di scena a Grumoappula, la cittadina del Barese che ha ospitato una delle serate conclusive del Fashion Award Top Model. C'eravamo anche noi. Una dozzina di splendide ragazze, l'eleganza di abiti da sera firmati da uno stilista di Tontino, la passione del tango e per una sera a Piazza Veneto a Grumoappula si trasforma in una passerella. Ad organizzare la Fashion Night è stata Carmen Martorana, alla continua ricerca di volti nuovi da lanciare nel mondo della moda. Quella di Grumo è una delle ultime serate del contest che ha girato l'Italia alla scoperta di modelle, che si concluderà a Giovinazzo a fine settembre. Fare la modella è ancora il sogno delle ragazze? Devo dire proprio di sì, loro emulano le grandi top e devo dire abbiamo avuto quelle importanti degli anni 80, quelle che sfilavano per Versace. È sempre un lavoro molto ambito dalle ragazze, però devo dire sono ragazze che determinate, sanno quello che vogliono, comunque studiano, hanno anche altri sogni, molte di loro non so, in parallelo studiano musica, fanno teatro. Tra le ragazze che hanno sfilato a Grumoappula c'era anche una delle finaliste, appena quindicenne, a vestirle, Giulio Lovero, stylist di Tontino con la passione per gli abiti da sera. Un consiglio da dare a chi si deve preparare una serata speciale? Non esagerate di essere sempre raffinate, basta anche un semplice tubino con l'accessorio giusto. Tanto rosso in questa sera. Eh sì, l'anteprima 2016 abbiamo presentato anche il rosso che è sempre il colore lucente, predominante in una giornata di festa. E poi il dorato, vedo decorazioni davvero molto curate, ricami effettuati a mano con pietre Swarovski. Questa è una collezione della Giulio Lovero Couture, dunque disegni esclusivi cuciti da noi. Progress, y'all. I did it for my.